Lore, guarda. No, no, ti fermo subito. Igor, se mi dici ancora una volta del posto in cui mi hai portato, che è come abbiamo iniziato gli ultimi 12 video, io non ce la faccio più, me ne vado, eh. Ma no, non mi hai fatto finire. Stavo per dire, guarda che moto ti ho portato qua oggi. Ok, va bene, così la posso accettare. È già meglio perché parliamo di due Triumph, due tre cilindri, così simili eppure così diverse. Speed Triple 1200 RS, Speed Triple 1200 RR. Ma cosa le abbiamo portate qua a fare? Prima di cominciare, piccola lezione di pronuncia. Tantissimi sbagliano e dicono Triumph Speed Triple. Madonna, i brividi, guarda, si sta accapponando la pelle della tuta. Anche il canguro da cui hanno fatto la tuta si sta accapponando. Lesson one: se ci sono due consonanti dopo la vocale, la I si pronuncia I. Quindi si chiamano queste Speed Triple. Senti proprio Triple. Tra l'altro, triple. Sempre nella gamma Triumph c'è un altro esempio di questa regola validissimo, perché la Trident non è Trident, ma Trident. Perché quindi c'è una sola consonante dopo la I, capito ragazzi? Avete visto? Voi pensavate di guardare un video di moto, invece vi abbiamo fatto anche lezione di inglese. Siamo veramente polivalenti, ma al di là della polivalenza torniamo alle moto dopo questa lezione di inglese e chiariamo il dubbio con cui ci siamo lasciati all'inizio. Perché portare a confronto due moto che, oh Igor, sono praticamente uguali, no? Beh, molto semplice, perché ce l'ha chiesto un sacco di gente. Tutti si sono incuriositi di fronte a questa nuova Speed Triple RR. Tutti conoscevano invece la Speed Triple 1200 RS e volevano capire che senso potesse avere questa nuova moto semicarenata, un po' retro, un po' strana, a confronto con la celeberrima Super Naked che ha un po' fatto la storia del marchio Triumph. E quello che abbiamo scoperto oggi è che sono moto più diverse di quanto possa sembrare e che possono incontrare gusti di smanettoni dal carattere molto differente. In effetti io alla fine, come vedremo, ho preferito leggermente la versione Naked. Tu invece è tutto il giorno che mi parli... Che vado decantandoti le qualità e le doti della RR con i semimanubri. È vero, è vero. Però andiamo per ordine. Cominciamo a spiegare queste moto. Cominciamo a spiegarle da il cuore che hanno in comune, il Triple, è proprio il caso di dire, tre cilindri, storico Triumph, aggiornato, anzi completamente nuovo dal 2021, cilindrata portata a 1160 centimetri cubi, potenza innalzata fino a 180 cavalli, incastonato in un telaio, anche questo in comune tra le due moto, doppio trave in alluminio, estremamente più leggero che in passato. È vero, il disegno ricorda tanto le vecchie generazioni del telaio Triumph, ma è solo una questione estetica, perché anche questo nel 2021 è stato riprogettato da zero. Cosa cambia tra queste due moto, di cui tra l'altro sul canale trovate le due prove, la RR provata da Igor, la RS provata da me, entrambe nel 2021. Dicevo, cosa cambia? Iniziamo, io direi, dalla posizione di guida. Eh sì, direi che qua l'impostazione è decisamente più sportiva. Come potete vedere, i tecnici Triumph hanno iniziato togliendo il manubrione largo della RS e sostituendolo con dei semimanubri dal carattere decisamente sportivo. Come vedete, sono posizionati sotto la piastra di sterzo, sono abbastanza spioventi, quindi un po' old style come impostazione, e quindi impongono anche una postura parecchio caricata in avanti, parecchio distesa, che insomma, se sei appena sceso dalla RS, ci metti un po' per farci l'abitudine. È vero, fanno una certa impressione all'inizio arrivando dalla Naked questi miei manubri, tra l'altro nascosti dietro a un cupolino, e qua iniziamo subito col tema della mia preferenza per la RR, un cupolino dalle linee retro monofaro contrapposto al doppio faro della RS, che a me piace davvero tantissimo. Ha un mix di temi stilistici che in Triumph sono riusciti a amalgamare
io dico davvero bene, sì, di solito non ci soffermiamo troppo sull'estetica, ma ad amalgamare molto bene con il resto della moto. E tornando al manubrio, diciamo che se la RS ha proprio l'impostazione da super naked pura, quindi sportiva ma senza eccedere nel carico su avambracci e polsi, invece la RR ha proprio l'impostazione da sportiva pura, da race replica mi verrebbe da dire, e anche persino più aggressiva in questa posizione di guida di certe race replica pure, dure pure, superbike replica moderne oggi in commercio. È vero, è vero. Infatti la cosa su cui oggi mi hai preso un po' in giro è che quando ci siamo un po' ingarrellati tra le curve, io dopo 20 minuti di staccate, pieghe e ginocchio a terra, cominciavo a lamentarmi che mi facevano un po' male i polsi, gli avambracci, così. È anziano. Invece salivo sulla RS e il problema non c'era più. Bel manubrione largo, pam, patapim, patapam, sbattevo giù la moto dovunque volevo e nessun problema ai polsi. Te invece giovane. No, patapim, patapam, è una questione di età. Sappiamo che alla sua età ormai è pronto per la pensione, va per i 70 qualche, come potete vedere, abbastanza decrepito. Pochi mesi ancora. Alla sua età certo carico sui polsi può dare fastidio. Io invece mi sono innamorato della RR proprio perché quel carico sui polsi non l'ho sofferto così tanto. Sì, è molto, dopo una giornata in sella vi può affaticare, però che feeling che dà sull'avantreno. È vero, anche sulla RS il feeling d'avantreno per una super naked è a livelli altissimi, ma quando siete belli bassi accucciati sull'avantreno della moto a mettere carico sulla porzione di gomma a contatto col terreno, quello che vi viene indietro sui palmi delle mani attraverso i polsi e fino al cervello è l'informazione più precisa che possa esistere su ciò che sta accadendo sotto la ruota anteriore, ed è questo che mi ha fatto innamorare della RR. Su questo ti devo dar ragione. In effetti stamattina, quando facevamo anche i passaggi per le fotografie per i video, questa moto qua incredibilmente ti induceva nella tentazione di addirittura a fare gomito a terra su strada. Viene voglia quasi di fare gomito a terra su strada, che è una cosa allucinante per una moto di questo tipo. In generale è una cosa allucinante, diciamo così. Bene Lore, ma a parte le caratteristiche del manubrio, semimanubrio e via dicendo, altre cose cambiano tra queste due moto? Assolutamente sì, in tema di ergonomia ovviamente anche le pedane, per completare la triangolazione diversa come posizione in sella, sono leggermente più alte e arretrate sulla sportiva, ed è chiaro che sia così. Leggermente più alte arretrate sì, ma non di molto, perché tutto sommato c'è lo spazio, almeno per me che sono 1,74, per stare abbastanza comodo in sella. Anche lì effettivamente dopo tutta la giornata di scorribande si soffre un po' di più a livello di ginocchia sulla RR rispetto a quello che avviene sulla RS, che vi dà un po' più di agio in termini di spazio per le gambe. E con questo è concluso il discorso dell'ergonomia. La vera ergonomia. Ergonomia? Beh, non è male ergonomia, ma io volevo dire è una cosa diversa, perché voi non lo sapete. Ergonomia è un orgasmo, cioè, di ergonomia. Bravo, vedi, lui che ha preparato ergonomia, la sì. Ergonomia, cioè la scienza che studia il posizionamento degli orgasmi negli esseri umani e nel genere animale in generale. Al liceo classico. Io ho fatto il liceo classico. No, io lo scientifico, ma ho fatto un approfondimento sull'ergonomia. Però il liceo classico è superiore allo scientifico. Stai buono, cioè, dai. Cioè noi del classico, a voi dello scientifico. Oh, guarda che sono quelli dello scientifico. Ma smetti! Ma se eravate lì a farvi l'alfabeto greco mentre facevano le rizze col motorino. Va. E con questo abbiamo concluso quelle che sono le differenze in termini di ergonomia tra le due Speed Triple. La vera succosa differenza tecnica riguarda però le sospensioni. Sono tutte dorate, quindi tutte Ohlins, ma c'è una differenza sostanziale, Igor. Eh sì, perché la RR monta le sospensioni Ohlins semiattive EC 2.0. Ve la faccio molto semplice. In pratica sono il meglio del meglio della produzione attualmente disponibile per quanto riguarda le sospensioni semiattive. Vi faccio un esempio molto banale: sono più o meno le stesse che vengono usate anche sulla Panigale V4S, sull'R1M,
sull'RSV4 Factory, RSV4 Factory, sulla CBR 1000RR, RRSP, Fireblade c'è anche da qualche parte. Vabbè, insomma, l'avete capito, è roba senza compromessi, il meglio del meglio delle sospensioni per le super sportive. E la figata delle sospensioni semiattive probabilmente la saprete già, si adattano alle condizioni della strada, alla tipologia di guida, al fatto che voi vogliate andare forte, vogliate andare più rilassati, e soprattutto sono regolabili molto facilmente tramite due tastini. Quindi se per dire voi state passeggiando in città tranquilli, potete ammorbidire tutto l'assetto. Se invece state andando forte o addirittura state andando in pista, con due semplici tocchettini sui comandi irrigidite tutto, ed è quindi come se aveste in tasca un meccanico sospensionista personale che è lì pronto a soddisfare le vostre voglie di andare forte, andare piano. Insomma, è una figata, basta. Assolutamente, sono d'accordo, e tra l'altro è un altro dei motivi per i quali ho apprezzato tanto la RR, perché è vero, è più scomoda la posizione di guida, però con questi trucchettini elettronici ci si riesce un po' a passare sopra con più agio quando non si vuole fare sul serio tra le curve. Si ammorbidisce tutto, e anche il fatto di essere più scomodi, più caricati in avanti, passa un po' in secondo piano. Insomma, ci si convive meglio. Sull'RS abbiamo, possiamo dire, sempre il meglio del meglio, ma analogico, dunque forcella NX30 Mono TTX 36, ma in questo caso completamente meccanici. E qui io l'appunto che ho fatto alla Speed Triple RS è proprio che, per essere così sportiva, per andare così bene tra le curve, nell'uso quotidiano è tanto sostenuta, ha un assetto piuttosto rigido, che bisognerebbe avere davvero quel meccanico sospensionista nel taschino dietro dei pantaloni per riuscire a intervenire al volo. E invece qua ci vorrebbero cacciaviti e una certa conoscenza. Hai ragione, però non vorrei che la gente non capisse cosa intendiamo. Le sospensioni della Speed Triple RS sono tendenti al rigido, perché ovviamente parliamo di Ohlins di alta gamma da pista, e nel loro setup comunque sono regolate, direi, abbastanza bene per un uso a 360 gradi. Ovviamente se beccate qualche buca in città non potete pretendere di non sentirla o che venga filtrata più di tanto, però devo dire che non abbiamo neanche un setup specifico da pista o esagerato come magari su certe race replica di un po' di anni fa. E comunque devo dire che anche oggi, quando ci siamo ingarellati sulle buche, il funzionamento delle Ohlins è veramente notevole, perché non ti costringeva a chiudere il gas quando magari trovavamo dei pezzi un po' sconnessi di asfalto, ma filtrava bene le irregolarità senza scombussolare l'assetto, senza far perdere stabilità alla moto. Quindi sì, è vero, non siamo all'altezza del comfort e della capacità di adattamento delle sospensioni semiattive, però la qualità delle Ohlins della RS è veramente notevole. E sì, non è il comfort uguale, però devo dire che per andare forte, per tutto il resto, sono assolutamente perfette. Hai ragione, hai precisato in maniera puntuale quello che intendevo. Non è una questione di non riuscire a guidare sullo sconnesso, più una questione di utilizzo quotidiano, quando proprio si va piano la città. Lo sappiamo che gli asfalti che abbiamo spesso sono una tragedia, in quelle situazioni lì insomma non si può avere il lusso che hanno le sospensioni semiattive. Però, a proposito di lussi elettronici, siccome finora in sostanza abbiamo magnificato il comportamento dinamico di queste due moto, che sì, a ognuno di noi è piaciuta più una o più l'altra, però in termini di sfumature non è che abbiamo avuto molto da lamentarci in termini di guida da smanettoni su queste due Triumph. Esatto. Un appunto però glielo vorrei fare, e lo farei a tutte e due perché è in comune e riguarda la strumentazione TFT Triumph di ultima generazione, che appunto entrambe montano, perché sì, è molto bella, è coreografica, è ben definita, però maledizione, la gestibilità, nonostante i blocchetti a manubrio siano quelli Triumph che già conoscevamo, quindi con il joystick a 5 vie teoricamente molto pratico, anzi anche all'atto pratico è molto semplice da utilizzare, è come se ci fosse un piccolo ritardo nel prendere i comandi che date sui blocchetti da parte della strumentazione, e questo ogni tanto un po' innervosisce, soprattutto perché appunto è talmente bella e coreografica e moderna che un po' lascia interdetti il fatto che a me sembra addirittura più lenta
di quello che era il vecchio TFT Triumph. Filore, ti faccio, si dice lagga. So che tu non sei esperto di videogiochi. Non sono esperto di videogiochi. No, ma se tu giochi a FIFA, ma FIFA sarà mica un videogioco. Sono bravissimo. Appunto, ma non è un videogioco da gente che ne sa di videogiochi. A FIFA 2015 ero entrato nei primi 1000 al mondo, lo sai. Vabbè, allora io potrei citarti Metal Gear Solid, in cui ero Foxhound ed ero nei primi 100 al mondo sulla PlayStation 2. Sulla PlayStation 2. Non eri ancora nato. Non ho capito, però non sei mai stato tra i primi 100 al mondo, quindi me la mettiamo. Vabbè, morale, dicevo, sì, in effetti le grafiche laggano un pochino, vabbè, non è gravissimo. Guarda, sinceramente, più che il lag delle grafiche, a me quello che è un pochino infastidito è il fatto che sì, viene mostrata la velocità, il contagiro e tutto, però per trovare tutte le altre informazioni, insomma, devi un po' cercarle, non viene visualizzata. Il TFT è molto grande. Oh, Lore, lo posso dire, posso fare una critica? Io preferivo le grafiche delle prime Street Triple quando hanno introdotto il TFT. Erano più chiare, più ampie, più... Queste sono più belle da vedere, però mi piacevano meno, quelle vecchie. Meno efficaci, ecco, diciamo così. Vecchie. Come te. No, io sono giovanissimo. Io sono giovane dentro. Io sono young. Oh, primi 1000 a FIFA, oh, primi 1000. Sì, ma 1000 a FIFA, primi... ma che risultato, cioè, ma, è primi 1000 al mondo, ci sono 2 milioni di persone che giocano. Ma nel 2015 ce ne saranno state 7 che giocavano a FIFA. Ma no, 2015 cioè erano tantissimi. Ma sparisci. Bene, abbiamo aspetta, hai visto cosa c'è qui? Sto cazzo. Questo. Pensavi, porca troia, eh? Preparato, bravo, sempre in campana, bravo. Non so già, FIFA, i primi 1000 al mondo. Ma ancora questa storia! Bene, finora abbiamo parlato di tutte le cose che non hanno in comune queste moto, però per fortuna ce n'è una che hanno in comune che è fenomenale. Il motore, il 3 cilindri 1200 che, insomma, anni e anni di ricerca da parte di Triumph, era partito col 900, poi 1050. Insomma, questo è veramente fenomenale sotto ogni singolo aspetto: potenza, erogazione, spinta agli alti, spinta ai medi, spinta ai bassi. Oh, Lore, io rischio di passare per uno che è troppo innamorato di queste moto, però onestamente faccio veramente fatica a trovargli un difetto. Spinge sempre. Hai ragione, sempre. Potremmo riassumerla così: è uno dei motori sportivi stradali migliori che ci siano in circolazione, perché unisce un po', come da tradizione del tre cilindri, tutto il meglio che si può cercare in una configurazione motoristica: adrenalina agli alti, fluidità di spinta lungo tutto l'arco di erogazione, castagna ai medi, coppia in basso. Certo, non avrà la prepotenza di un V2 in basso o l'allungo di un 4 linea in alto, però riesce a fondere queste due caratteristiche opposte in una fluidità, in una poesia di regolarità di spinta che su strada fanno davvero la differenza. E poi va detto che anche a livello di mappatura, di iniezione elettronica, i ragazzi di Triumph sono arrivati a livelli di perfezione fenomenali. E comunque anche la risposta ai bassi, sotto coppia, non è più ruvido quel motore, anche il gas, non ci sono particolari on off, è dolce. Quindi insomma, non dico che sia un motore alla portata di tutti, perché la potenza in ballo è veramente tanta. Tanto. E comunque la spinta è immediata, cioè non c'è un range di erogazione in cui comunque potete trotterellare, però vabbè, usando le mappature, quelle un po' più delicate, un po' più dolci, riuscite a trattarlo anche come un motore utilizzabile tranquillamente in città e comunque per passeggiare in relax in quei giorni in cui non avete voglia di dare tutto gas o di aggredire le curve. Guarda, io l'unico minuscolo pelo dell'uovo, siccome hai parlato di on-off, è proprio un accenno minuscolo di on-off nelle marce più basse, quando magari si usa o si è dimenticata la mappatura più aggressiva del gas in città. Allora lì c'è una minima, ma è davvero piccola, sbavatura. Basta tornare indietro anche solo di uno step in termini di mappatura e torna a tutta la perfezione, mentre poi quando ci si dà il gas sul serio e si è più cattivi con la manopola destra, allora quella piccola imperfezione in realtà non si nota più, perché ci si passa sopra, diciamo, si passa oltre
dandoci più gradi di gas, però davvero per il resto è un gioiellino di sfruttabilità stradale. Vi mette a disposizione 180 cavalli in una maniera così semplice e sfruttabile che sembra quasi soprannaturale. E tra l'altro, Lore, lo so che tu mi bacchetterai perché sono un po' fissato su queste cose, ma non abbiamo citato qual è la caratteristica, a mio modo di vedere, più figa di questo motore. È che con un'erogazione così piatta, con una spinta così lineare, insomma, le impennate con queste moto sono fenomenali. Assolutamente fenomenali. Assolutamente incredibili. Potete impennare in prima, in seconda, in certe situazioni anche in terza, più o meno a qualsiasi regime, perché tanto sapete che da lì la spinta rimarrà costante, quindi anche se non siete dei grandi fenomeni nel fare le impennate, sapete che non ci saranno improvvise spinte di coppia, improvvisi scalini che potrebbero mettervi in difficoltà facendo alzare la moto troppo repentinamente. Ma niente, veramente una stabilità incredibile. Poi, non so, vedrete magari i video, ti piazzi su una ruota, stai bene, bello, guardi il paesaggio, controlli la situazione. Basta impostarla e poi si sta lì in tranquillità. Tra l'altro, a proposito di impostazione, in effetti il manubrio alto da naked della RS aiuta in certi frangenti, perché è molto più semplice lo stacco, portare la ruota in alto. Però ti dirò una cosa, anche in questo a me è piaciuta di più la RR. Sai perché? Sì, non è così sbarazzina quando bisogna tirarla su, ma il fatto di essere inclinati in avanti mentre guidate normalmente significa che mentre siete in impennata siete molto più comodi, c'è molto più comfort nell'impennata dell'RR. Sì, su questo ti devo dare ragione. Poi anche le sportive danno anche più soddisfazione quando le tiri su. Assolutamente. Comunque la sì. Naked è quasi fin troppo facile, sei lì c'è la sportiva. Sì, hai ragione. Un po' più difficile da impennare la RR rispetto all'RS, però quando è su ti dà più soddisfazione. Se proprio dobbiamo cercare il pelo nell'uovo per quanto riguarda le impennate, c'è una cosa che a me non piace tantissimo delle Triumph, ovvero che per poter impennare la moto devi impostare l'elettronica in precedenza. Nella fattispecie la cosa più facile è settare la modalità rider con il traction control spento. Però per l'appunto dovete spegnere il traction control, l'anti-impennata non è separato dal traction e quindi insomma dovete fare un po' di magheggi ed è come se la Triumph avesse tirato un po' indietro le mani dopo aver fatto queste moto così da hooligan, ha detto no vabbè però bravo, insomma, bravo perché c'è tutta la tecnologia per avere anche un'anti-impennata separato. Però non hanno voluto farlo, secondo me proprio non hanno voluto farlo, perché c'è la piattaforma inerziale, c'è un'elettronica comunque di ultima generazione, ma poi il traction è legato all'antimpennata. È vero, una roba per fissati come noi, probabilmente per il 99% della popolazione sulla Terra non è neanche qualcosa di cui parlare, però diamine, noi è una cosa che un po' infastidisce. Sì, va anche detto che oggi comunque in condizioni ottimali queste moto hanno gomme spettacolari, abbiamo guidato quasi tutto il tempo col traction spento, siamo andati come dei matti, non abbiamo avuto problemi, abbiamo impennato, siamo divertiti con questo motore, queste ciclistiche, queste gomme. Insomma, non dico che il traction sia superfluo, ma se un po' ci sapete fare col gas non è un problema. Ma tu facevi il bonghista al Parco Sempione? Esatto! Mi sembrava che ti conoscevo. Una volta ero di colore. Infatti, mi sembravi un po' più... Ho fatto tipo Michael Jackson. Va bene. Ok Igor, abbiamo sviscerato differenze e caratteristiche in comune tra Speed Triple RS e Speed Triple RR. Una cosa però l'abbiamo tralasciata colpevolmente, ma l'abbiamo data un po' per scontata su queste due moto, ed è la qualità costruttiva e delle finiture di queste due Triumph. Questo perché in generale riguarda tutte le Triumph degli ultimi anni, sono rifinite a un livello e curate nei dettagli a un livello davvero assoluto. Sono, credo di non poter essere smentito in assoluto, tra le moto più curate che si possano comprare oggi, e questo riguarda
tanto la naked, ma viene da dire, essendoci un po' più di carne al fuoco da guardare, da toccare, soprattutto la sportiva, con i suoi dettagli in carbonio, la sua verniciatura bicolore con quei filetti che la tagliano a metà orizzontalmente, e poi abbiamo un sacco di dettagli da guardare. Come per esempio, io l'ho già citato quando ho provato la RS in pista Imola, il portatarga, perché è lunghissimo, io me ne rendo conto, a noi smanettoni non piacerà perché è quello di serie, è lungo, verrà cambiato, ma nonostante sia un elemento destinato a fare una brutta fine, Triumph ha scelto di farlo in alluminio, ultra solido, ben disegnato. Secondo me è da queste cose un po' che si vede quanta attenzione ci mettono ingegneri, designer e in generale una casa nel costruire una moto. Sì, per non parlare dei dettagli di componentistica, al di là delle sospensioni, basta guardare i freni, che cosa hanno messo su, oppure la pompa. Non sono tantissime le moto che escono dal concessionario con una pompa Brembo MCS regolabile, una roba veramente da aftermarket di livello, e insomma vi toglie un po' di possibilità di migliorarle queste moto, però vuol dire che avete già praticamente il top. Complimenti a Triumph per la scelta, per le parti in carbonio e per le finiture di queste moto, perché sono veramente fenomenali. Bene Igor, abbiamo raccontato credo tutto quello che c'è da sapere sulle due Speed Triple RR e RS. Resta solo una cosa da chiarire: perché qualcuno dovrebbe comprarsi l'una piuttosto che l'altra? Per quale tipo di motociclista sono? E io inizierei a farlo capire andando ognuno verso la moto che ha preferito. Perciò, se vuoi spostarti, io voglio questo. Mi prendo la mia RR Bordeaux, i miei semi manubri. Così ci siamo. Qual è il punto? Il punto è che questa è una sportiva vera, stradale, con caratteristiche adatte all'uso di tutti i giorni, ma per scegliere la RR, al di là di apprezzarla esteticamente e nelle sue forme iperfighe, mi viene da dire, a metà tra la modernità e il passato, dovete essere degli smanettoni che ancora hanno voglia di semimanubri, che ancora sono pronti a sacrificare qualcosina in termini di comfort per il feeling puro, sopraffino, che solo dei manubri piazzati così in basso possono darvi. Sì, magari per la sparata del weekend non sarà l'opzione più comoda, magari un dolorino qui e là se vi fate tanti chilometri, 3, 4, 500 potrebbe arrivarvi, ma per me è un prezzo da pagare più che giustificato per le caratteristiche di questa RR. E tra l'altro devo dire che, avendola provata anche in pista, è una moto che regge tranquillamente un track day, ovviamente non alla ricerca magari del record sul giro, ma assolutamente non ha problemi ad andare forte. È decisamente costruita, anche avendo in mente l'utilizzo tra i cordoli, di sicuro non a ritmi particolarmente bassi. Quindi, se vi interessano anche un paio di uscite all'anno, 3-4 uscite per divertirvi, la RR obiettivamente è un'opzione sensatissima. Io ho scelto la RS perché semplicemente l'ho detto, insomma, sono arrivato a un'età nella quale un paio d'ore con i semimanubri cominciano già a infastidirmi polsi, avambracci, schiena, le ginocchia, le giunture. E devo dire che quando salgo sull'RS mi diverto sempre come un matto per la facilità con cui mi consente di fare porcate di ogni genere. Che poi si tratti del fatto di impennare fuori dalle curve in accelerazione grazie al manubrio largo, oppure di sbattere su e giù la moto tra le curve in bel misto stretto tra le S, devo dire che il feeling del manubrio largo che ti dà una naked, e soprattutto il senso di controllo e la giocosità del pacchetto, insomma, sono inarrivabili sulla RS. Perciò sì, anche a me è piaciuta tanto la RR, ma se dovessi scegliere, io credo che su una bella strada da pieghe il divertimento che ti garantisce la RR ce l'hai ugualmente sull'RS, con minore fatica. Bene, caro Igor, abbiamo concluso. È il momento, come sempre, avvicinandoci alla camera,
di invitare chi ha visto questo video a mettere like se gli è piaciuto. È impossibile, non gli sia piaciuto, oggettivamente era un video a me è piaciuto. Io metto like. Di solito metto like anch'io. Dopo quando le pubblichiamo, a iscriversi al canale se ancora non l'hanno fatto. E come cazzo fanno non ad essersi ancora iscritti? C'è della gente in giro che è inqualificabile. A commentare qui sotto se avete qualche altra cosa da chiederci sulle due Speed Triple. E ovviamente noi ci vediamo settimana prossima, sempre qui, per un altro video a base di... com'è che era? Ricordamelo. Elettricità? No, era un'altra roba. Benzina? No, simile, aspetta. Gasolio? No, aspetta, cioè, meno lettere, ce l'hai? Me l'hai venuta in mente? Da. No, una in più? Cioè, una ripetuta in più? Gas! Gas! Yes!